sofficissimo. Buongiorno ragazzi, oggi io faccio il grattò e vi faccio vedere come lo faccio io. Ho lessato 1,2 kg di patate e l'ho schiacciato con lo schiacciapatate. Poi gli aggiungo sale quanto basta, pepe quanto basta, un po' di noce moscata, del burro e due uova, poi 100 g di grana grattugiato e dei pezzettini di formaggio. E sono 100 grammi e 200 grammi di prosciutto. Ci metto un po' di sale quanto basta, perché già quando l'ho lessato un po' di sale gliel'ho messo, un po' di pepe, del burro. Due uova e io metto a mescolare. Prima mescolo un pochettino così, la faccio amalgamare bene. Adesso ci metto un po' di noce moscata. Il formaggio grattugiato e mescola ancora. Adesso io mi aiuto con le mani perché così non si mescola bene. Ragazzi, ce l'ho pulite le mani. Ci metto del formaggio a pezzettini e aggiungo anche il prosciutto. Dopo di amalgamare tutte cose, prendo la teglia. Ci metto un pochettino di olio sul fondo. Non c'è una quantità. E prendo un po' di pan grattato e lo metto anche sul fondo della teglia. Ora prendo tutto l'impasto e lo capovolgo. Mi bagno le mani con un po' d'olio e l'aggiusto. Dopo di aver aggiustato con le mani, prendo un pochettino di sottilette. E ci metto un altro po' di pan grattato di sopra, perché deve fare la crosticina. Ragazzi, adesso lo metto a forno a 180 gradi. Non so, il forno sempre deve essere preriscaldato. Non so quanto ci sta il mio, però
Su per giù ci sta 20-25 minuti. È sofficissimo. È ancora caldo?